Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Quando in campo c'è un certo Messi, Fabio, non credo sia necessario rispondere. È semplicemente il miglior calciatore del mondo, secondo me, ma secondo tanti. Forse il migliore di sempre. Come al solito avrà la libertà di muoversi come vuole lui, scambiarsi di posizione con i compagni d'attacco, cercare la posizione dove dà più fastidio alla difesa avversaria e dove può ricevere più liberamente il pallone. La sua mobilità e la sua tecnica straordinaria lo rendono praticamente immarcabile. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. Da lì può segnare. Prova il tiro. Bernardeschi. Messi. Bernardeschi. Partey. Guerreiro. Lo Zenit San Pietroburgo sta adottando una soluzione tattica inconsueta. Guarda i terzini come si accentra. Questo è un approccio interessante. Ma cosa stanno cercando di fare esattamente, Luca? Sicuramente non vogliono dare riferimenti statici agli esterni della squadra avversaria. Questi tagli verso l'interno del campo costringono la difesa ad adattarsi e questo può creare delle opportunità, degli spazi che fino adesso non si sono visti. Palla al centro. Ci mette una pezza. Guerreiro sul pallone, la mette sulla sinistra. Guerreiro. C'è il dai e vai. Il Napoli sta spingendo molto in avanti da subito. Occasione da rete e c'è il gol dello Zenit. Prima rete per lo Zenit di San Pietroburgo. Lo Zenit San Pietroburgo ha fatto un ottimo scambio che ha mandato in tilt la difesa. Splendida l'intesa tra i giocatori. Zero dunque. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Bernardeschi. Pericolo in area. Emerson. Questo errore potrebbe essergli fatale. Si libera la grande. Memphis Depay. Guerreiro. Colpisce. Pallone lungo in verticale. Guerreiro. Si trovano a inseguire, ma non devono farsi scoraggiare. Bisogna riordinare le idee per ritrovare concentrazione e disciplina. Prova a verticalizzare. E passa. Ottima giocata. Tocca verso il centro. Palla intercettata. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Inventa nello spazio. E sarà dunque calcio d'angolo. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Marusic.
la gioca sulla destra, palla di nuovo verso il centro. Marusic riceve in posizione interna. Ecco il tiro! E c'è il gol! Un 1-2 veramente da KO. Eccolo il gol, davvero rapinatore d'aria. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Due gol di vantaggio e partita in discesa. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Passaggio sulla destra. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Depay prova a salire sulla fascia sinistra. Bello intervento di Pozzetto. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Riesce ad intercettare. C'è la palla lunga in avanti. Depay. Emerson. Allarga il gioco a destra. Bernardeschi prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Lorenzo Insigne. Guerreiro. Depay si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Possibilità di tiro. Bernardeschi. Tentativo di allungare il gioco. Messi. Se ne va. Messi avanza verso la porta. E no, niente, è finito il fuorigioco. Party. Il Napoli continua a essere in svantaggio e presto dovranno avviarsi verso gli spogliatoi. Ha la possibilità di andare verso la porta. Bernardeschi. Ecco un'occasione di contropiede. Lungo passaggio in avanti. Lewandowski. Passaggio in avanti nello spazio. Lorenzo Insigne. Passaggio intercettato. Marusic. Scodella in avanti. Francesco Acerbi. Guerreiro. Guerreiro si lancia sulla fascia sinistra. Sicuro qui l'intervento del portiere. Ecco Lewandowski. Qui può partire il contropiede. La palla viene rigiocata verso l'interno. Parata di Schmeichel. Non può sbagliare. Fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Che primo tempo hai visto, Luca? Hanno un passivo di due reti ed è preoccupante che il secondo gol sia arrivato subito dopo il primo. Devono approfittare della pausa per rifiatare e riorganizzarsi. Inizia adesso il secondo tempo.
L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Lewandowski. E trova bene il compagno. Riceve il passaggio. Marusic. Si fa largo con grande determinazione. Non ci può arrivare nessuno qui. Marusic ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Lungo passaggio in avanti. Matija Nastasic. Conti. Palla a Bernardeschi. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ottimo il fraseggio. Tenta la conclusione. Hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Marusic. Ecco il filtrante. E ora deve... Va al tiro! Il pallone è dentro! Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. Sono andati al gol con uno scambio veloce e intelligente. Bellissima azione. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Allungano le distanze con questo gol. Chissà se cercheranno di segnarne un altro. Lorenzo Insigne. Numero. Può crossare. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Fa avanzare la manovra. Partey. Vediamo se può capitalizzare. Prova il cerca il tiro. E c'è ancora un gol. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. A tu per tu con il portiere ha dimostrato il suo senso del gol. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. Questo è un giocatore immarcabile, non riescono a fermarlo in nessun modo. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Partey.
prova a giocarla in profondità. C'è Lorenzo Insigne. Lewandowski. La difesa non sale, Fabio, visto? Non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Sicuramente, non vogliono concedere la possibilità dell'uno contro uno con il portiere. Se sbagliano un'uscita la possono pagare cara. Così prendono le misure anche a possibili inserimenti dei centrocampisti. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Prova ad andare via con eleganza. Jordan Henderson. C'è il retropassaggio. Occhio al tiro. Party. Sulla destra. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Depay. Sicuro in fase di palleggio. Grande occasione. Cerca lo spunto. Può tentare la conclusione. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. Siamo spettatori di una gran goleada, non sembrano saziarsi. Doveva solo appoggiarla in porta, è stato lasciato troppo libero. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Quarto gol, ha fatto poker. Ormai sembra una partitella d'allenamento. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Bernardeschi. C'è la palla lunga, in avanti. Riceve in aria. Prova a tirare. Palla larga, finisce sulla destra. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Palla in avanti, verso il compagno. C'è Lorenzo Insigne. Opportunità di ripartire. Vede la porta. Parata di Fabianski. Il portiere dice di no. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Thank you.
Cross verso il centro. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Ecco un altro cross. Hanno già riconquistato palla. Guerreiro cerca di pescare il compagno col filtrante. Sensi. Alessio Romagnoli. È davvero una bella serie di passaggi questa. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Sensi. C'è il tiro. Come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Con questo gol dimostrano quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. Emerson. Va più in profondità. Qui deve parata di Fabianski. Messi. Palla filtrata. Chance per tirare. Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. Aveva voglia di tirare a tutti i costi, si vedeva, ma temo che si sia fatto prendere troppo dalla fretta. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. La mette in avanti. Insigne. Prova ad andare. Qui cerca il tiro. Calcio di punizione per il Napoli. Posizione invitante. Potrebbe anche provare una conclusione diretta. Messi. Non può essere certo soddisfatto della sua conclusione. Marusic. Partey. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo.
C'è l'opportunità per il contropiede. La mette in profondità per il compagno. Pronto al tiro! Emerson. Si riparte con un fallo laterale. Parti. Cerca l'uomo là davanti. Lorenzo Insigne. Guerreiro. Parti. Nello spazio cerca l'idea. Può cercare il taglio in mezzo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Guadagnano un ottimo calcio d'angolo. Si fa trovare al posto giusto e allontana. È in ottima posizione. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. E l'arbitro dice che può bastare. Hanno faticato in difesa, hanno sofferto a centrocampo. Non hanno minimamente saputo rispondere alla qualità della squadra avversaria. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Le sconfitte in casa sono sempre molto difficili da digerire. Dopo lo svantaggio non ci hanno creduto più e non sono riusciti a recuperare. Siamo ai titoli di coda. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie e a presto, Fabio.